Il gruppo montuoso delle Dolomiti di Sesto è caratterizzato da una fitta schiera di cime, torri e punte. In mezzo si estendono vasti altipiani. La superficie del parco naturale consiste per due terzi da rocce e falde detritiche. Il Parco Naturale Tre Cime fa parte delle Dolomiti, patrimonio mondiale UNESCO, e assume così un'importanza universale. La nomina a patrimonio dell'umanità è un alto riconoscimento per queste affascinanti montagne e per la gente che ci vive e ci lavora, ma comporta anche impegno e responsabilità per tutti noi. Gusci di diversi organismi marittimi, come coralli e conchiglie, depositati milioni di anni fa nel mare della Tetide, formano gli strati delle Dolomiti. Durante il corrugamento alpino, i massi dei sedimenti furono innalzati sopra il livello del mare. Acqua e ghiaccio modellarono il paesaggio odierno con le sue singolari vette ed altipiani. Questo processo non si ferma mai. Tutt'oggi la montagna cresce di alcuni millimetri ogni anno, ma le forze erosive continuano ad agire sulla roccia. La Croda Rossa di Sesto è formata dalla Dolomia dello Sciliar, a stratificazione indistinta che per il suo aspetto frastagliato si distingue dalla Dolomia principale, più giovane e caratterizzata da regolari banconate orizzontali. Gli strati di Raibl, poco erodibili, formano le vaste aree dell'altopiano delle Tre Cime di Lavaredo. In primavera l'alta montagna diventa teatro di parata per il gallo forcello. Con la sua coda alzata a ventaglio, il gallo celebra il suo canto. Caratteristiche del gallo sono le caruncole poste sopra l'occhio, dal colore rosso vivo. Il parco naturale si è risvegliato. Nuova vita raggiungerà presto anche le sue regioni più elevate. Selvaggia, suggestiva e quasi priva di insediamenti, la Valle di Landro si estende a sud di Dobbiaco, quasi come una porta aperta verso le Dolomiti. Lungo le sue erte pareti e sui dossi quasi inaccessibili, la natura può svilupparsi libera e indisturbata. Il lago di Landro è situato a 1406 metri al di sopra del livello del mare. È il più grande tra i pochi laghi presenti sul territorio del parco. Durante torride estati si asciuga quasi completamente. Da ciò deriva il suo nome. Poco prima del lago, la Valle della Rienza concede uno sguardo verso il simbolo delle Dolomiti, le Tre Cime di Lavaredo. Dalla metà del XIX secolo, le Dolomiti di Sesto godono della fama di essere un paradiso per gli alpinisti. Qui i fratelli Innerkofler, Paul Groman, Emilio Comici, Angelo Di Bona e tanti altri della grande elite sono stati pionieri e protagonisti di imprese storiche dell'alpinismo. L'opilione è decisamente avvantaggiato. Si arrampica come Dio lo ha creato. Mentre una volta erano necessarie grosse capacità di arrampicata per completare tracciati di secondo e terzo grado, oggi si scalano pareti fino all'undicesimo livello di difficoltà. Thank you.
Parallela alla Valle di Landro si sviluppa la Val Campo di Dentro. Le due valli sono divise dall'imponente Rocca dei Baranci, montagna simbolo di San Candido. All'ingresso della valle, i prati alberati di larice, inondati dal sole, con i caratteristici fienili segnati dal tempo, incantano in primavera con il loro verde vivace. Lo scoiattolo strappa il lichene dal tronco dell'arice e lo depone come imbottitura nel suo nido. Presto nasceranno dai 3 agli 8 piccoli miopi. Il picchio più diffuso nei nostri boschi è il picchio rosso maggiore. Scava il suo nido nei tronchi d'albero e in questo modo crea anche spazio per altri animali cavernicoli. Entrambi i genitori covano e nutrono i piccoli particolarmente bisognosi di protezione. Dopo circa 4 settimane, i piccoli picchi lasciano per la prima volta il nido. Nei boschi del parco naturale vive anche il capriolo. In primavera l'erba fresca dei prati montani lo induce a lasciare il riparo del bosco. Il marasso predilige posti soleggiati. L'ormai raro gufo reale cova nelle pareti rocciose più vicine al fondovalle. Per circa 5 mesi i piccoli sono accuditi dai genitori. Molti di loro, però, non raggiungono il primo anno di vita. La poiana, comunque, non è in grado di infastidire il grande gufo. Gli incantevoli prati all'arice della Val Campo di Dentro vengono falciati a estate inoltrata. Il terreno ondulato, ramaglia caduta e vecchi ceppi non facilitano certo la gestione di queste superfici. Si agita lo spauracchio dell'abbandono. Con l'assegnazione di speciali contributi, l'amministrazione del parco incoraggia i proprietari terrieri alla conservazione di questi tradizionali paesaggi. I prati ai piedi delle cime di Sesto, sopra l'omonimo abitato. Anch'essi sono un esempio di una cauta gestione agricola. Grazie alla loro posizione isolata e l'utilizzo limitato di concimi, i prati di Casella sono ancora oggi magri e ricchi di fiori. Il laghetto offre uno spazio di vita ideale per libellule ed altre specie animali legate ad ambienti umidi. La punta dei Tre Scarperi, montagna davvero maestosa, alta ben 3.145 metri, svetta su tutte le altre cime del parco naturale. Il rifugio Tre Scarperi nella Val Campo di Dentro è un apprezzato punto di partenza per escursioni verso le Tre Cime. Ai loro piedi è collocata la Gravalongia, il più ampio alpeggio gestito del parco naturale. Per 5-6 settimane l'anno, i contadini di Dobbiacco vi mandano in villeggiatura più di 100 capi di bestiame. Sulle falde detritiche e nei crepacci delle rocce si sono ancorati i più bei fiori delle Dolomiti. Genziana primaverile, camedrio alpino, raponzolo delle Dolomiti sono alfieri solitari in questa regione poco accogliente. Il papavero alpino si fissa, con le sue radici lunghe fino a 2 metri, nel terreno roccioso e resiste così a valanghe e frane. Dove c'è abbastanza terriccio, regnano i prati alpini, con la vulneraria e la genzianella a denti ineguali.
Il Col Bianco irrequieto cerca di intravedere le insidie provenienti dall'alto. Le marmotte giocherellone, invece, possono contare su un attento guardiano che avverte gli altri con un fischio insistente nel caso di imminente pericolo. I versanti ripidi ed erbosi del parco naturale sono il regno dei camosci. Durante l'alta stagione estiva si ritirano in regioni più tranquille. In quel periodo, infatti, innumerevoli persone affluiscono nelle regioni montane del parco, camminando su vie e sentieri costruiti in prevalenza ai tempi della Prima Guerra Mondiale. Fra questi c'è la nota Strada degli Alpini, una ferrata consolidata con prese e corde sulla cima 11, utilizzata durante la guerra per garantire i necessari rifornimenti. Sulla Croda Rossa di Sesto, nella zona delle Tre Cime e sul Monte Piano, si erano scatenati a quel tempo violenti combattimenti tra truppe italiane ed austriache. Filo spinato, caverne e trincee hanno cambiato decisamente il paesaggio e ci ricordano quel triste periodo. I socievoli gracchi alpini si sono abituati all'intensa presenza dell'uomo in montagna e cercano il cibo prevalentemente nelle vicinanze dei rifugi, come per esempio presso l'accogliente rifugio Pian di Cengia. Assieme a numerosi altri rifugi, offre riposo e riparo agli alpinisti durante lunghe escursioni. I fringuelli alpini vivono per tutto l'anno in alta montagna. Dove trovano cibo, manifestano comportamenti mansueti. L'Alpe dei Piani, con i pittoreschi laghetti, è una regione incantevole dal punto di vista paesaggistico. I laghetti devono la loro origine al substrato impermeabile degli strati di Reibl. Le bianche falde detritiche nella Val Sasso Vecchio documentano in modo impressionante il dinamismo della montagna. È questo l'accesso più frequentato per le Tre Cime. La Val Fiscalina, con la sua forma a U, è stata scavata e modellata dal ghiacciaio. Il fondovalle è circondato a sud dalla Meridiana di Sesto, con l'imponente Cima 12. Fitti boschi di conifere caratterizzano la valle. Muschi e licheni poco esigenti popolano invece i terreni più poveri. Con un po' di fortuna si può incontrare la salamandra alpina, che si nutre di insetti. È un animale viviparo, come il marasso. Arriva l'autunno. La pernice bianca, che vive sulle falde detritiche, porta ancora il piumaggio estivo. In inverno diventerà completamente bianca, perfettamente mimetizzata e protetta da eventuali nemici. Al suolo va in cerca di gemme, semi e chicchi. I prati alberati all'arice all'ingresso della Val Fiscalina splendono in uno scintillio dorato ed annunciano l'imminente inverno. Uno stormo di organetti cinguettanti
cerca semi ricchi di grassi tra le chiome dei larici. Un candido manto di neve copre il paesaggio. Nelle montagne ritorna la quiete. Ora anche il passo Monte Croce Comelico, un importante passaggio verso la provincia di Belluno, è profondamente innevato. Gli animali si sono perfettamente adeguati per sopravvivere in pieno inverno, ma il minimo disturbo può metterli in pericolo di vita. Un rapporto rispettoso nei confronti delle risorse naturali diventa essenziale. Nel parco la tutela della natura assume ora assoluta priorità. Di fronte ai minacciosi mutamenti climatici, però, l'area protetta da sola non basta. Ognuno di noi deve pertanto dare il proprio contributo per conservare, anche in futuro, questa eccezionale eredità.